Salve, siete sintonizzati su Radio TV Ponte Grande, nella rubrica dell'oroscopo settimanale, a cura di Orlando Pioguerra. Diamo il via alla lettura dell'oroscopo. Ariete, primo segno zodiacale. Fermatevi, ragionate, non lasciatevi trascinare dalle percezioni e dalle intuizioni, che adesso sono del tutto sbagliate e vi portano fuori strada. Un figlio intelligente che però va stimolato. Toro, secondo segno zodiacale. Avete l'appoggio di Mercurio e Venere, del segno del Capricorno, ma uno scatenato Marte in Scorpione crea imprevisti, a cui forse non sarete pronti a far fronte. Un consiglio, non rilassatevi mai. Terzo segno zodiacale, Gemelli. Settimana produttiva è piena di conferme, che, anche se non sono rilevanti, vi rendono comunque più sereni. Il partner va scosso dal suo torpore o il rapporto annegherà nell'abitudine. Cancro, quarto segno zodiacale. Da qualche parte esiste ciò che volete e anche colui o colei che può rendervi felice. Ma per ottenere tutto questo dovete prima del tutto crederci e poi impegnarvi a fondo con tanta tenacia. Leone, quinto segno zodiacale. Piano piano, ma con decisione e sicurezza, state arrivando ai vostri obiettivi. Le persone intorno vi guardano e un po' ammirate e un po' preoccupate, forse invidiose. Serate piacevoli con nuovi amici. Vergine, sesto segno zodiacale. A parte i giorni 3 e 4 febbraio, quando la Luna raggiunge Saturno e in Sagittario, e quindi conviene essere molto cauti, la settimana è splendida. Niente di nuovo. Ai favori degli astri vi state ormai abituando, no? Bilancia, settimo segno zodiacale. La persona che amate vi delude. Il lavoro non vi dà soddisfazioni che avreste sperato. E ci si mette anche una persona di famiglia a crearvi problemi. È una settimana un po' così, così. Case, non siate precipitosi nelle vendite. Scorpione, ottavo segno zodiacale. Quanti impegni, quante idee, e anche queste seccature. Ma a voi piace lottare, decidere e cambiare. Magari lasciando tutti di stucco. Ora farete dei passi che nessuno si sarebbe aspettato. Sagittario, nono segno zodiacale. Verranno premiati l'impegno, la buona volontà e il lavoro ben fatto. Non discutete con nessuno. Chi sta sbagliando riceverà anche lui la giusta ricompensa, si fa per dire. Voglia di matrimonio. Capricorno, decimo segno zodiacale. Voi starete benissimo, sono gli altri a irritarvi. Acquario, undicesimo segno zodiacale. Vi sareste aspettati un trattamento diverso dalle persone che avete aiutato, ma voi siete bravi e buttarvi tutto dietro le spalle. Quindi non state a pensarci troppo e procedete per la vostra strada. Pesci, ultimo segno zodiacale. Chi dovrebbe aiutarvi non lo fa e la cosa vi sorprende molto. Non aveva detto che vi stimava. Lasciate perdere e buttatevi in nuove imprese. Con coraggio. Siate intraprendenti, originali e senza paura. Questo era dunque l'ultimo segno zodiacale. Vi ricordo che ci potete seguire on demand su YouTube, al canale Radio TV Ponte Grande. Un saluto da Orlando Pioguerra.